Bentornati nel mio video diary di Zenit. Sempre io ricordo la ricciolona, la cantantessa. Vi racconto direttamente qua da Milano dove sono per lavoro. Poi piano piano vi racconterò che cosa sta succedendo. Tra l'altro ho deciso di venire qua a fare questa chiacchierata perché la piazza Gaia Olenti è stata dedicata appunto a questa grande designer, architetto, che si chiama appunto Gaia Olenti. Adesso vi racconto un po' le mie passioni e le mie ispirazioni. Venite. Eccomi qua al centro della piazza Gaia Olenti. Come vi raccontavo prima, dopo varie richieste, sono qua per raccontarvi effettivamente che cosa mi ha ispirato nel panorama musicale, arte, letteratura, eccetera. Ecco qua il mio elenchino. La moda a 360 gradi, non vuol dire solo alta moda, qualunque tipo di moda. Però c'è un riferimento al quale io mi ispiro tantissimo, perlomeno mi ispiro, mi piace tantissimo, e parlo di Coco Chanel. Una grandissima artista, una grandissima donna, che ovviamente ha creato un grandissimo marchio. Passiamo alla musica. Musica non può mancare per quanto riguarda l'Italia, Mina, ovviamente. E per quanto riguarda tutta la parte internazionale, invece io promuovo Pink. La letteratura italiana, ma anche letteratura internazionale, quindi Virginia Woolf e Alda Merini. Pittura, Frida Kahlo, grande attivista, grande artista, grande pittrice. Direi che siamo a posto. Ci vediamo alla prossima puntata, allora.